Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ci ritroviamo di venerdì con una nuova promo che in realtà ormai abbiamo imparato a conoscere. Infatti è uscito addirittura il team 4 degli shapeshifter di mutaforma. Quindi l'altra volta abbiamo parlato del 3, novità assoluta perché non erano mai usciti 3 team di una singola promo. Stavolta gli pesava probabilmente anticipare di una settimana l'uscita dei Futtis e quindi team 4 degli shapeshifter, che ci nasconde anche in questo caso tutta una serie di giocatori abbastanza interessante, altri invece che rischiano essere dei trappoloni secondo me. Comunque, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Primo giocatore pazzesco che esce è N'Golo Kanté, 98, che si differenzia dalla sua versione Toti per più 2 di velocità, più 9 di tiro, 2 di passaggio, 5 di dribbling. In questo caso perde 4 punti di difesa ma ne guadagna 1 di fisico. La cosa bella di questo Kanté però è il 5 di skill, che per un giocatore brevilineo come lui rischia di essere qualcosa di devastante, perché sappiamo, no, come skillano Garrincha, Messi, questi giocatori qua. E a centrocampo avere un giocatore che ti può fare suola più finta di tiro con la palla attaccata e quelle gambette piccoline potrebbe essere abbastanza rivoluzionario. Poi non vi sto neanche a dire che è il solito giocatore super veloce, dotato anche in questo caso di un ottimo tiro, quindi rischia di essere pericoloso anche da mezzala per buttarsi dentro e finalizzare. Ottimi passaggi, 99 il corto, 97 il lungo, agilità, equilibrio, tutta roba della Madonna. Questo con la palla al piede praticamente è un demonio, visto che c'ha un body type perfetto, 83 di forza che non è tantissimo, 99 di aggressività, alto di work rate. Onestamente questo è totale e io vorrei andarlo a provare quanto prima per portarvi una review e vedere se si notano queste differenze con la sua carta Toti. Non mi preoccuperei più di tanto del downgrade della difesa, perché insomma stiamo parlando di Kanté e non è che da 92 a 96 ci passa così tanto. Quindi super approvato N'Golo. Un'altra carta che esce è quella di Dempsey. E qua onestamente ci ritroviamo nel capitolo trappole, perché rispetto alla carta 91 prende più 5 di velocità, 3 di tiro, 4 passaggio, 4 dribbling, 1 difesa e 2 fisico. E non si tratta di parametri così eclatantemente alti, tant'è vero che rimane comunque un 4-4, alto, 1,85 m, il suo solito body type, 92 di forza, statistiche queste qua di agilità, equilibrio e reattività abbastanza fake, giocatore che non sarà mai veloce per quanto dice la carta, vista appunto la sua pesantezza. Poi non metto in dubbio che può essere sicuramente giocato da mezzala, perché ha tutte le carte in regola per farlo, ma non vi aspettate un game changer. Di giocatori veramente forti ormai a centrocampo ce ne sono tanti, quindi non so se andrei a spendere per questo Dempsey. Cosa che invece probabilmente farei per questo Cole, che a me era piaciuto tanto anche nella versione 92, e rispetto alla versione 92 si va a prendere un più 3 di velocità, un più 3 di tiro, un più 3 di passaggio, un più 3 di dribbling, 5 di difesa e 5 di fisico. 5 di skill per lui, quindi molto bene, 80 di forza, un buon body type, molto agile come giocatore, ottima la finalizzazione, ottimi passaggi. Questo era dotato anche di un discreto speed boost, quindi può essere giocato tranquillamente sulla fascia da CC, ma si potrebbe pensare di giocare anche da seconda punta, anche se ripeto, secondo me i due ruoli prediletti di un giocatore come questo sono assolutamente esterno e dietro le punte per rifornirle. Un giocatore che conosciamo molto bene poi è Totò Di Natale. Totò Di Natale che ritorniamo secondo me nel discorso trappole, perché rispetto alla versione 93 anche qua l'aumento statistico non è così esagerato, infatti è un più 3 praticamente in tutte le statistiche. Se vi ricorderete nella review che ho fatto di Di Natale, a me non era piaciuto tantissimo perché mi aspettavo un giocatore molto agile e invece l'ho trovato stranamente pesante, aveva quel body type stile Muriel che lo rendeva abbastanza goffo nei movimenti. Certo è che se noi dovessimo guardare le statistiche diremmo: cavolo, questo è uno dei giocatori più forti del gioco, c'ha le statistiche migliori di Messi 89, però prima di lasciarsi andare a determinati commenti andrei a testare il giocatore e andrei a capire se effettivamente questa versione migliora dalla 93, perché la 93 costava anche un occhio della testa e abbiamo visto quanto poi queste differenze con la versione 88 non c'erano, anzi.
Faccio fatica e onestamente sono abbastanza spaventato a commentare questa carta, ovvero la versione 95 di Kimpembe, che ha 5 di skill, 4 di piede debole, alto alto, e rispetto alla carta 87 prende più 7 di velocità, 44 di tiro, 19 passaggio, 18 di dribbling, 7 di difesa e 5 di fisico. Conosciamo benissimo Kimpembe perché la carta base, se la mettete titolare tuttora, fa la sua sporca figura. È molto veloce, con l'L2 è molto reattivo, aggressivo. Questo qui con il 5 di skill si farà vedere anche in entrambe le fasi, visto il work rate alto alto. È dotato anche di un buon tiro, degli ottimi passaggi. Quello che però più mi fa godere è questo 94 di intercettazione e questo 96 di mentalità difensiva che lo rendono molto automatico. Penso che questo sarà utilizzato tantissimo anche negli ultimi tornei competitivi della stagione, magari in un 3-5-2 arretrato come difensore centrale alla Ramos. Kimpembe poi è possibile sbloccarlo in una di queste due versioni, questa qua addirittura COC, ma onestamente non ci vedo un grosso senso perché poi addirittura 5 di piede debole qui, ma ci fate ben poco, quindi questa la scarterei. Mentre questa versione qui da mediano per me è promossissima e oltre da spostata a DC può tranquillamente fare anche il mediano in game. Quindi preparatevi a godervi quest'ultimo mesetto di FIFA prima del nuovo titolo con questa carta di Kimpembe che insomma non ci farà dormire sogni tranquilli. Córdoba esce anche lui in versione rinnovata e già questa versione 92 era clamorosa, questo 97 diventa ancora di più spaventoso. 5 in più di velocità, 7 tiro, 12 passaggio, 13 dribbling, 1 difesa e 2 di fisico. 4-4, stavolta parte da terzino, molto veloce, buoni passaggi, agilissimo, brevilineo, aggressivo, work rate buono, ottime stats difensive. Onestamente anche lui molto molto forte, da giocare anche proprio come terzino, perché lì a destra non è che ci sta questa gran moltitudine di giocatori, quindi perché no utilizzarlo anche come laterale basso. Poi abbiamo questa doppia versione di Milito in versione esterno e versione COC. La differenza sta praticamente in un pelo di velocità e un pelo di tiro che ha la versione da esterno. Se ricorderete, Milito a me era piaciuto veramente tanto, anzi mi aveva sorpreso perché questa carta qua 93 me l'aspettavo molto piantata. Invece è un giocatore che paradossalmente si giracchiava, ma aveva uno speed boost della Madonna. Quindi un giocatore come Milito, con queste statistiche qua, può tranquillamente essere schierato da seconda punta con un attaccante un po' più agile vicino, magari anche dotato di 5 di skill, ma potete anche pensare di metterlo in fascia a galoppare per vedere di prendere metri con il suo devastante speed boost. Onestamente, tra le due versioni, andrei a preferire questa versione qui da esterno, che piuttosto che avere passaggi più alti, cioè più velocità e più tiro, e credo che se ve lo volete sbloccare non sbagliate. Poi una bella carta che vi butta pure belle vibes. Io vi vedo tifosi interisti che siete pronti per il principe del triplete, quindi no, chi sono io per dirvi che non vale la pena fare Dieguito. Daniel James, anche lui un altro giocatore abbastanza interessante. Rispetto alla carta 77 prende più 3 di velocità, 12 di tiro, 19 passaggio, 16 dribbling, 44 di difesa e 24 di fisico. Questo già nella sua versione oro era un demonio perché è bassissimo, con uno speed boost incredibile, velocissimo, agile. L'unico problema è che l'hanno lasciato 4-4. Se l'avessero fatto 5-4 col 5 di skill sarebbe stato praticamente definitivo e vi avrei straconsigliato di prenderlo, perché poi partendo da terzino è praticamente perfetto per giocare nel 3-5-2 come giocatore che ti fa sia la fase offensiva che la fase difensiva, visto anche il boost che ha avuto di stazza appunto della difesa. Quindi consigliato nonostante il 4-4, ma un bel giocatore sto Daniel James che per chi ama calciatori veloci, rapidi, esplosivi va a nozze. Chiudiamo invece con un altro demonio che è Abedi Pelé, che in questo caso rispetto alla versione 94 prende più 2 velocità, più 3 tiro, 3 passaggio, 3 dribbling, 4 difesa, 3 fisico. Quindi anche qua non è che aumentano di tantissimo le statistiche. Parliamo di un giocatore che però è 5-5 e può tranquillamente essere giocato da seconda punta, anche se questo Abedi Pelé
Io ricordo che quando provai questa versione 94 ebbi la sensazione di ritrovarmi un qualcosa di strano per le mani. Vediamo se hanno sbloccato il vero potenziale di questo Abedi Pelé con questa versione. Ripeto, seconda punta, anche tranquillamente da esterno, può essere utilizzato. E magari anche per quanto riguarda Abedi Pelé vi vado a portare poi una review sul canale. Quindi nulla ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, a me non resta altro che augurarvi una buona serata, un salutone al vostro Liberoschi, ciao!